Allora, nuovo video. Questo sarà il video dei bio preferiti di maggio. Questa volta non mi sono sbagliata. Sempre in collaborazione con Ale di Green Beauty and Life, di cui vi lascio tutti i link giù nell'info box. Quindi tutte le sue pagine, il blog, eccetera. Andate a dare un'occhiata perché è davvero carinissima. Una ragazza brava, semplice, come me. Allora, partiamo subito con i prodotti, perché oggi c'è un bel po' da parlare. Allora, inizio con il mio preferito per il make-up, perché questa volta ve lo voglio dire subito, mi voglio togliere questa soddisfazione. Ebbene sì, ho trovato una terra con inci ottimo e che mi piace tantissimo. Questa infatti è la terra certificata ICEA, non so se rendo, è bellissima, vabbè, certificata ICEA di Liquid Flora. Questa è la numero 02, quindi non la più chiara ma la via di mezzo. È una terra minerale compatta, quindi Compact Mineral Bronzing Powder, biologica, non testata su animali, certificata quindi bio assolutamente. E la colorazione è questa qui, come vedete è strautilizzata perché mi piace tanto 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 tantissimo. Guardate, questa è la colorazione, è un pochettino calda, ma devo dire che per il contouring non mi dispiace assolutamente, è quella che porto su sempre, anche in questo momento utilizzo solo questa. Perché magari prima andavo con quelle di Essence, che hanno sempre un inci ottimo, però con questa sono più sicura e tranquilla al 100% per la composizione, quindi abbondo, me la metto, mi piace per il contouring, me la metto dappertutto, sotto, sopra, assolutamente, ragazzi, è un prodotto fantastico. Provate questa terra anche per l'estate e poi venitemi a far sapere nei commenti come vi trovate. Ragazzi, prendetela perché so che non costa pochissimo, però dura tantissimo. Dura pure tanto sul viso, su di me dura anche una giornata, anche fino a 10 ore, è davvero un prodotto fantastico. Consigliate, complimenti Liquid Flora, non mi aspettavo tutta questa bontà, vi dico la verità. Poi passiamo al mio preferito per i capelli. Ora, abbiamo una questione. Questo è praticamente l'olio alle mandorle dolci puro al 100%, elasticizzante, rilassante e cutaneo della Forsan, che come sapete ho trovato da Lidl. Ora dici, che ora cosa c'entra con i capelli? C'entra che l'ho utilizzato come impacco pre-shampoo sulle punte e ragazze mi è piaciuto tantissimo. Perché? Perché non mi ha ingrassato i capelli, me li ha nutriti, non me li ha resi secchi. Con lo shampoo subito, quello di Benecos, cioè l'ho messo sulle punte, quindi qui. Con lo shampoo di Benecos l'ho rimosso dopo tipo 10 minuti, un quarto d'ora, e non li ha lasciati pesanti, non li ha unti, soprattutto per me che ho capelli fini e lisci è fondamentale. Infatti è un olio fantastico, secondo me, non solo per il corpo elasticizzante, ma anche ragazze per i capelli. Se trovate Forsan e trovate quest'olio e magari l'avete acquistato anche solo per sbaglio, oltre a provarlo sulle gambe o comunque sulle zone un po' di... un po' così, abbiamo capito, provatelo anche sui capelli, vi troverete benissimo. E poi fatemi sapere sempre nei commenti se vi è piaciuto. Passiamo poi al mio preferito per il viso, ossia quindi per la skin care. Vi parlo di questa. Allora, questa è la crema viso idratante, schiarente e lenitiva di Villa Eta. È un marchio che non si trova facilmente, che ho iniziato a provare e che devo dire mi è piaciuta abbastanza. Allora, praticamente, che è successo? Che mi sono terminate insieme le mie due creme preferite per il viso che utilizzavo tipo da un anno e mezzo. Una è la crema di Ino, quella per il viso che è fantastica, ragazze, e l'altra è la crema viso di Mater Natura, che anche quella mi è piaciuta tantissimo. Ragazze, provate una di queste due creme, Ino e Mater Natura, ve ne ho parlato in tantissimi video, anche in video dei bio preferiti, perché mi sono piaciute molto. Penso che sono delle creme al pari di tante siliconiche molto molto buone. Io prima utilizzavo una crema di Claren che non ha neanche un inci così schifoso, era pure in grazia a D, perché dopo che ho iniziato a imparare l'inci l'ho riletto e ho detto... Ci sono le schifezze, però non sono così esaltanti, ecco. E con quella crema mi trovavo magnificamente perché era leggera, non mi dava problemi. Ecco, con la crema viso di Ino e di Mater Natura avevo la stessa sensazione. E la stessa sensazione sto avendo con questa. Questa praticamente è una crema viso a base di uva,
che mi piace tantissimo. La confezione è di vetro, quindi anche bella pesante. Mi è caduta già 2 o 3 volte e non si è rotta. E questa è con il tappo così, ha la sua pellicola protettiva e dentro, oppela, è così, vedete, la sto già utilizzando. La consistenza è bella corposa, ma si assorbe abbastanza facilmente, mi piace tantissimo. C'è bisogno di un bel massaggio nell'applicazione, di modo che si può stendere bene su tutto il viso. Contiene la confezione 30 ml di prodotto e ragazzi, mi piace tantissimo perché non unge, è leggera ma nutre. L'unica cosa è che secondo me quando si applica sembra sempre che la pelle abbia bisogno di ancora più crema, ancora più crema. Soprattutto mi succede nelle zone secche, ma in realtà se ne mettete troppa poi tende a diventare pesante da ungere la pelle. Se invece le mettete poca poca, la applicate, la massaggiate, dà un bellissimo effetto sul viso, è molto molto buona, si assorbe facilmente, non crea problemi, non secca la pelle, quindi prodotto super consigliato, molto e è al pari di Natura e anche di Ino. Quindi bella scoperta questa di Villa Eta. Vi faccio vedere l'INCI che naturalmente, cioè, non ne stiamo neanche a parlare, è completamente biologico. Passiamo poi al mio prodotto per il corpo top 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 in assoluto, ossia lui, il Sien Nature Anticellulite Oil Birch. Naturalmente un olio anticellulite di Lidl, quindi questo si acquista al Lidl, che ha un INCI a dir poco ottimo, è tutto composto da olio, olietti, oli rassodanti Q10, è proprio ha un INCI perfetto, biologico, è certificato Natrue, quindi ha anche una bella certificazione europea e tedesca Natrue, è anche abbastanza tosta perché per essere certificato Natrue deve avere il 95% di ingredienti di origine biologica, infatti tutti gli oli qua dentro sono tutti biologici, si vede proprio dall'asterisco. Vabbè. Comunque, a parte questa cosa dell'INCI, quest'olio lo sapete, forse l'avete già visto in mille altre parti. Mi piace tantissimo, ragazze. Mi piace perché è economico, costa tipo 4-5 euro, è rassodante, nel senso che c'è bisogno di un leggero massaggio per, diciamo, per applicarlo bene. È ottimo. Io all'inizio lo utilizzavo sulla pelle asciutta, non bagnata, e invece diciamo che tendeva un po' a seccarmi la pelle, ma neanche tantissimo. Vedevo comunque l'effetto rassodante, ragazze, c'è, soprattutto se le applicate 2/1 volta al giorno. Si vede che rassoda, si vede che rende la pelle più elastica, soprattutto delle gambe, soprattutto per la nostra cellulite. E devo dire che insieme ad una bella dieta e ad uno sport e facendo abbastanza sport, secondo me è un prodotto che aiuta moltissimo proprio l'eliminazione, proprio la riduzione della cellulite stessa. Certo, non è miracoloso, non pensate che sia un olio miracoloso perché non lo è, già ve lo dico adesso, non vi illudete, però è fantastico perché rassoda, si sente proprio che la pelle è rassodata, è più tosta. Cioè, il sedere è proprio. Vabbè, c'è il sedere bello tosto dopo che te lo metti e che lo applichi per 1 o 2 mesi. Questa sarà tipo la quinta confezione che uso. E ragazze, quando appena è uscito questo qua da Lidl in collezione permanente, sono andata e ne ho comprati 3 perché avevo paura che finissero. Adesso, siccome so che ci sono, vado ogni tanto, tipo una volta al mese, vado e lo prendo. Ma ragazze, è un prodotto ottimo, mi piace tantissimo. L'unica cosa è che, essendo trasparente, filtrano un po' i raggi solari. Quindi vi consiglio di metterlo in un posto il più possibile chiuso o comunque appunto al chiuso, perché se la confezione fosse stata nera o comunque scura sarebbe stato il top. Io lo metto sul comodino perché, come vi ho detto anche nel video haul in cui vi dicevo che l'avevo acquistato, lo metto lì perché non prende tanto sole, prima cosa, lo metto in una parte un po' più nascosta, e seconda cosa, mettendolo sul comodino ho notato che lo applico una volta al giorno. Vi dicevo, l'applicazione inizialmente la facevo sulla pelle asciutta, ma adesso la faccio sulla pelle bagnata appena uscita dalla doccia e devo dire che mi piace tantissimo. Ragazze, provatene una confezione, pure due, e poi venite qua sotto e fatemi sapere se vi è piaciuto assolutamente. Lo voglio sapere, voglio che ve lo dite tutte se vi è piaciuto, perché da un prodotto biologico non mi sarei mai aspettata tutto questo. Cioè, dei risultati molto molto buoni.
Bene ragazzi, con questo è tutto. Fatemi sapere se avete provato qualcuno dei miei bio preferiti. Pollice in su se vi sono piaciuti. Un bacio anche ad Ale. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!